Oggi è una giornata dura. Fino a un certo punto comunque stavo bene, ho cercato di stare con il gruppo il più possibile perché comunque non volevamo passare una giornata troppo dura in pochi corridori staccati, quindi ho cercato di tenere duro fino all'ultimo GPM e poi ho deciso di mollare, non perché comunque pensavo di poter stare davanti, ma proprio perché sarebbe stato inutile provarci, magari staccarsi e arrivare per poco a staccarsi dal gruppo, dal primo gruppo, e spendere energie per niente. In questo giro ho comunque messo dei bollini rossi su delle tappe e sono le 6 tappe di volata, quindi ci saranno delle altre energie per me da consumare per tenere davanti Porte durante tutto il giro e proviamo a vincere le prossime tappe per velocisti senza andare a cercare delle altre tappe in più. Ah, considerando che poi la 5ª tappa non è per velocisti, domani potrei anche pensare di provarci molto più di oggi. Le sensazioni oggi in salita erano buone, quindi questo mi dà lo stimolo di domani provarci, e poi sapendo che comunque la 6ª tappa è la prossima per velocisti sicuramente. È stata una giornata dura, passata bene per noi, porterà davanti, ha vinto un grande corridore Michael Matthews negli ultimi 2 anni, credo che abbia dato veramente importanza e valore a questo Giro d'Italia. Lo aspettavi così dura questa tappa o la pensavi più facile? Ma la pensavo più facile all'inizio perché abbiamo fatto un'andatura veramente forte già da subito con la Tinkoff e questa fuga di veramente numerosa, però sapevo che il finale sarebbe stato duro.